tutti, ben trovati. Oggi parliamo del servizio tecnico della forbice Vulcano e 30TP. Ora sostituiamo la scheda elettronica della forbice. Come prima cosa ci mettiamo in sicurezza e rimuoviamo la batteria. Dobbiamo rimuovere la parte superiore della scocca usando la chiave a brugola presente nella confezione. Allentiamo questi due bulloni presenti sulla testa e usando un cacciavite a croce andiamo ad allentare tutte le viti del perimetro. Togliamo tutto quanto poiché ad incastro, facciamo attenzione al pulsante di accensione e il vetrino della batteria, che devono essere messi da una parte per evitare di perderli. Ok, il nostro obiettivo è di sostituire questa scheda elettronica che è collegata al motore e ai poli della batteria. Quindi io devo togliere questi 5 viti e scollegare il cablaggio. Prendiamo un cacciavite a croce grande e cominciamo a svitare il tutto. Come potete notare, il cablaggio è tutto rivolto verso l'interno, quindi dobbiamo fare in modo che così sia anche dopo. Quindi noi ci facciamo una bella foto all'inizio, prima di iniziare a svitare, perché dobbiamo ricordarci come riavvitarli, come ricollegarli. Non possiamo fare errori. Ok, quindi rimuovo le 5 viti e il cablaggio del motore che va ad incastro, questo fascio di cavi che va al motore, lo sgancio dalla testina e il cablaggio del grilletto magnetico. Ecco qui che la scheda elettronica è stata rimossa e così è il pezzo di ricambio. Andiamo a rimontarla, quindi osservando la foto che abbiamo fatto, ricolleghiamo il tutto. Prima andiamo con i cavi e poi con il resto. Vedete, io sto inserendo i cavi tutti rivolti verso l'interno. Deve esserci il meno volume possibile impegnato, che va tutto ad incastro e deve entrare perfettamente nell'alloggio. Ok, ci siamo quasi. Riposizioniamo il tutto nell'alloggio. Andiamo prima con la scheda madre, poi con il blocco motore. Attenzione al fascio di cavi del grilletto magnetico che deve passare in questa fuga, in questa guida presente nel perimetro. Collego il cablaggio, lo faccio passare nella guida, perché comunque sia, quando andiamo a chiudere la scocca non deve esserci nulla che va ad ostacolare la chiusura, perché questo cavo è molto delicato e si può rovinare. Ok, andiamo con il vetrino di segnale della batteria, pulsanti di accensione, chiudiamo la scocca. Proviamo se tutto è stato ben collegato, accendiamo la forbice funziona. La sostituzione della scheda elettronica della forbice Vulcano e 30TP è avvenuta con successo, grazie per averci seguito, ci vediamo nei prossimi video.